stai? Ciao, benissimo. Come ti chiami? Mi chiamo Mauro, Mauro Ass. È quasi assurdo raccontarlo qui, ma parte proprio dal cinema vecchio, perché ero venuto ad aprire un concerto di Assalti Frontali e in quell'occasione ho conosciuto Walter Bonneau e gli avevo lasciato il mio CD del disco che di un po' di anni fa, La vita è dura, e da lì poi con Bonneau ci siamo risentiti e abbiamo deciso di fare un disco assieme e quindi diciamo che il progetto Mauras parte da lì. In realtà Mauras è un nome che mi hanno sempre dato i miei amici, ma sempre soprannominato così perché prima avevo i dread. In realtà musicalmente nasco come DJ Coma, nasco come DJ metà anni 90, faccio un po' di esperienza sui giradischi, ho fatto un bel po' di live con gli Atipici, facevo parte di un gruppo rap che si chiamava Fan Famiglia e poi da lì la crew degli Atipici Sweet Foundation, dal 2006 in poi Purmen Style. E poi basta, poi ho tenuto solo più Mauras perché mi ci riconoscevo un po' di più. Prima era DJ Come che io Mauras, quindi c'era sempre il Mauras di mezzo, ecco, perché il mio soprannome, ci sono affezionato e poi ho tenuto solo più quello. Ho collaborato fortunatamente con tanti artisti, molto diversi tra loro, e sono state tutte cose molto molto formative, sia le prime che sono un po' più acerbe, che anche poi le ultime, magari anche le cose che qualcuno si ricorda un po' di più, qualche collaborazione con Willy, qualche base per Willy o qualcosa che ho fatto anche per altri gruppi, per esempio anche le cose che ho prodotto a Principe. Sono sempre sviluppato su tanti fronti, ecco, perché per My Style eravamo una band, poi con gli Atipici invece era più sul discorso hip hop. Il progetto Mauras lo porto in giro con un DJ e quando riesco con un chitarrista. Insomma, tutte queste cose mi hanno un po' aiutato a poi, come si dice, farmi coinvolgere dalla musica in tutto e per tutto. Con i Purmen Style cosa facevi? Cantavo e scrivevo le canzoni. Para Cuba, para il mondo! 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 Grazie mille! Mi sono avvicinato alla cultura hip hop grazie alla trasmissione che c'era su Radio DJ ogni venerdì alle 23. Venerdì Reppa si chiamava, presentata da Albertino con Esa degli OTR, che parlava da lì ho conosciuto le prime canzoni e rimasi folgorato dal fatto che Esa faceva freestyle, improvvisava rime sul momento. E in quel periodo lì, durante il primo ciclo di trasmissioni che era Venerdì Reppa, che poi si trasforma in 1-2-1-2 su Radio DJ, quando era ancora Venerdì Rap, ogni tanto loro mettevano una strumentale e la lasciavano pulita in maniera tale che da casa ce la registrassimo e poi provassimo anche noi a far rima. Quindi io ne ho approfittato subito e da lì ho iniziato, ho conosciuto le prime canzoni. Da lì a breve a Torino ci fu il primo Hip Hop Village nel 95 all'Arena Metropolis e quindi lì ho comprato il mio primo disco, che era il singolo dei Next Diffusion, Il Meglio dal Peggio. E basta, da lì poi quando vedi dal vivo suonare, dipingere, ballare, lì l'amore poi è partito, non si è mai più fermato. Quindi quali sono i tuoi riferimenti musicali, insomma? Beh, in quel periodo lì naturalmente Next Diffusion, perché a Torino ce li avevamo qua, e poi perché quel disco lo ascolta ancora oggi, è innovazione ancora oggi per come suona e per come è stato trattato l'argomento anche del campionamento, delle rime, eccetera. Poi vabbè, Sangue Misto, ma mi sono fatto coinvolgere un po' da tutto, però allo stesso tempo da nessuno, nel senso che ogni cosa che ascoltavo mi lasciava qualcosa di importante. Sangue Misto, Next Diffusion, ma anche 99 Posse, Africa Unite, no? Anche altri generi. Poi i miei genitori ascoltavo molto i Nomadi, quindi tutto mi ha aiutato. Poi dopo un po' anche conoscere Bob Marley, avvicinarsi al reggae, e i Clash, i Rage Against the Machine, diciamo che mi piaceva tutto, perché anche nascendo come DJ, tu poi che metti musica lo sai, ti fai coinvolgere dalla musica in tutto, non è che ti fai vincolare, no, dagli schemi, e l'ho sempre vissuto in maniera libera, quindi non saprei dirti proprio un gruppo, una cosa, ce ne sono tanti che mi hanno lasciato tante cose e adesso che sono passati un po' di anni mi accorgo che riesco ad attingere da tanti stili, tante
tante influenze, e poi ci riesco o meno è un discorso ancora diverso, però ecco, la mia attitudine è quella. Para Cuba, para il mondo, ma ora se si fuego flow 26 luglio, prima gli anni di piombo, poi anni di vuoto, ora anni di buio, noi attitudine Barbudos, rap sulla gamba, arriviamo a cavallo, basta soffiare che crolla il castello di carte senza il piedistallo, se 1, 2, 3, porti Vietnam, tanto la storia ci assolverà, senza perdere la tenerezza, una risata li seppellirà, nato piangendo ma vivo ridendo, di Viti e Timpera lo stanno facendo, viva Fidel, Camillo, Ernesto ed ogni medico cubano in Italia adesso, infermieri in trincea, stipendi da fame, tagliano il personale, perenne campagna elettorale, tutto normale, lì si vota uguale, no, non è un pezzo tributo, non ti confondere, sono un riassunto. Para Cuba, para il mondo. Para Cuba, para il mondo, qui nessuna rivolta, la rivoluzione si invoca soltanto se il frigo si svuota, questo è il punto, non capiremo nemmeno stavolta, non cambieremo nemmeno stavolta, lo si vede da ciò che scrivete, lo si sente quando aprite bocca. Da ragazzino, ad esempio, facevo cioè scrivevo sulla strumentale, che poi era quella che si teneva per il brano, quindi si partiva sempre dalla strumentale, magari ti venivano in mente due parole, una rima, ma poi partivi dalla strumentale, scrivevi sulla strumentale. Quando non tua, non era no tua. Spesso a volte erano mie, ma all'inizio ad esempio non facevo ancora le basi, quindi erano basi di altri, Fanfamiglia le basi sono di Rula, di Atipici o di altri produttori, e quindi ti arrivava la base e tu scrivevi lì. Poi andando avanti il processo creativo è un po' cambiato, perché ho iniziato a fare le basi anch'io e quindi ho iniziato a scrivere sulle mie basi, ed era bello comporre il beat e nello stesso tempo scrivere in contemporanea. Questa era una cosa che all'epoca mi piaceva molto, insomma mi ha aiutato anche a crescere. E poi quando per esempio con i Pur Me Style invece il processo creativo era ancora diverso, perché ci si trovava in sala prove e le idee venivano lì, poi io scrivevo il testo, diciamo davo una direzione alla canzone e poi ognuno ci metteva del suo. Con Walter, con Bonno e per l'ultimo disco è stato ancora diverso il processo creativo. Attualmente scrivo senza beat, scrivo utilizzando dei type beat a caso, oppure mentre ascolto la musica degli altri mi vengono in mente le rime, le metto giù, perché voglio tenere poi quel processo lì in cui si crea la canzone, si mettono insieme i pezzi, lo voglio tenere per quando poi sono in studio con Bonno. Perché mi sono accorto che da solo, a parte che, vabbè, forse sarà anche il Covid, il processo creativo mi si è rallentato molto. Sento molto più insicuro delle cose che faccio, e quindi avendo un'altra persona che lavora con me riesco ad avere più la fotografia della canzone che sto facendo. Mi aiuta molto. Poi Bonno è una persona straordinaria sia a livello musicale che umano, quindi mi aiuta molto, mi mette a mio agio, se sto andando in una direzione diciamo un po' così me lo fa capire, e quindi ecco, proprio per giovare di queste cose cerco di concludere il meno possibile da solo a casa e cerco di dare il meglio quando entro in studio da lui. Per te è importante il testo delle canzoni, il messaggio che passa? Per me è tutto, perché nasco da quel periodo lì in cui il testo doveva avere una narrazione, non dovevi dire porcherie, insomma, nasco da quegli anni là, in quegli anni là. Quindi mi viene facile seguire quella linea, anche adesso faccio fatica se non ho un focus, cioè se non... Poi adesso sono anche 20 e qualche più anni che faccio musica e scrivo canzoni, quindi ho parlato già di tante cose, non mi piace ripetermi, e quindi è tutto un po' più, diciamo, difficile, nel senso che non è che scrivo rime così a mitraglia. Se devo sapere, deve venirmi voglia di parlare di qualcosa. Poi viviamo in un momento in cui abbiamo a disposizione 250 social network per esprimerci, per dire come la pensiamo, cioè insomma c'è una saturazione di gente che dice come la pensa, e io non voglio contribuire a questa saturazione. Se ho qualcosa di intelligente scrivo una canzone, la dico, se no sto zitto e ascolto gli altri. Cosa ti spinge a far musica? Parlare di cose di cui gli altri non parlano.
E fa così: indifferenza e abulia, parassitismo, vigliaccheria, non è vita, è Dio. Odio chi non parteggia, odio chi si lamenta, di loro piagnisteo, d'eterna innocenza. Odio gli indifferenti, odio l'indifferenza, perché vivo sono partigiano nonostante i tempi, privi di ideali ed argomenti. Mi vorrebbero passivo a tutti gli eventi, ci vorrebbero soltanto spettatori inermi affacciati alla finestra ad osservare tutti i loro fallimenti. L'indifferenza è il peso morto della storia, apparenza illusoria che strozza la memoria. Poche mani tessono la tela, la massa se ne frega, china la schiena, resta in attesa del prossimo messia da votare sulla scheda, convinta che sia lui a cambiare il sistema. Grazie. Rapporto col palco, no? I live, sì. Ti piace, ti terrorizza? Allora, non provo mai l'emozione del suonare. Questo è da tanti anni che è così, perché vedo il palco come una cosa che va a finalizzare tutto quello che faccio nella mia vita. Cioè, il palco è la fine, dove ci sono io. Poi io non ho mai fatto la distinzione tra persona e artista, sono io sempre. Quindi il palco lo vedo come un prolungamento della mia giornata, della mia vita, e quando sono lì sono a casa mia. Trovo disagio quando magari vedo che il pubblico è un po' strano, cioè in quelle situazioni un po' ambigue, ecco, trovo un po' disagio, perché mi piace cantare, suonare, saltare, muovermi, cioè sono uno che gli piace affrontare il live in questo modo qua, ecco, più che dire ragazzi guardate quanto sono bravo, mi piace immergermi nell'atmosfera che si respira in quel momento e dare il mio contributo perché la serata venga al meglio possibile. Qual è il posto che ti ha dato di più, in cui hai suonato, il posto che più ti è piaciuto? Guarda, i sold out che abbiamo fatto con i Pullman Style all'Hiroshima sono epici, me li porto nel cuore perché vi ricordo tutto, in ogni minimo dettaglio. Questo solo perché a livello numerico e poi perché anche a livello un po', cioè il primo sold out di Hiroshima ad esempio lo facemmo senza che loro non ci hanno mai chiamato a suonare, siamo andati noi lì e abbiamo detto quanto costa affittare il posto, ci siamo fatti due conti e abbiamo visto che avremmo potuto portare gente a sufficienza per riuscire a pagare il posto, abbiamo rischiato, abbiamo tirato i dadi e poi è andata bene, ne abbiamo fatti poi altri due di sold out lì. E quella sera poi era anche importante perché in quel periodo un periodo in cui il movimento Notav era proprio sotto attacco a livello mediatico col discorso dei Black Bloc e tutta quella retorica che c'era sui media, e quel giorno lì noi nel momento in cui abbiamo avuto la certezza di prendere quello lì che è uno dei locali simbolo di Torino, avevamo chiamato anche il come si dice, i ragazzi del movimento Notav per parlare, spiegare bene le ragioni. E quindi anche mi ricordo anche molto volentieri quella situazione lì, perché c'era anche questa cosa di mezzo. Io ho sempre unito la musica con le lotte, con i movimenti, e quella cosa lì è stata bella perché in quel momento, ecco, il movimento Notav non aveva il seguito in generale che anche oggi, cioè all'epoca era proprio bersagliato sui media e ci voleva, ecco, che ognuno nel proprio piccolo potesse contribuire invece a informare le persone. Sapevamo che davanti ci sarebbe stata una platea di 500-600 persone ed è stato bello chiamarli a parlare e basta, insomma questo è un bel ricordo di quella data là. Poi ce ne sono altre tante altre, ho dei bei ricordi, ma sono sempre lì che cerco di costruire la cosa migliore ancora adesso, cioè the best is yet to come, no? Il meglio deve ancora venire, quindi sono lì che mi concentro su quello che vorrei fare più che su quello che ho fatto. Cosa non deve mai mancare in un tuo concerto? Diverse atmosfere, non sono diverse atmosfere, diverse canzoni, diversi temi. Come ti dicevo prima, il concerto per me è un prolungamento, no, di tutto quello che faccio nella vita. E quindi c'è il pezzo più allegro, il pezzo più combattivo, vabbè i miei pezzi sono tutti combattivi, però c'è il pezzo dove c'è un'allegria combattiva che viene fuori un po' di più, c'è il pezzo un po' più riflessivo, cerco di essere vario il più possibile perché secondo me un concerto deve essere così, la gente deve divertirsi, ballare, riflettere, cioè se uno riesce a creare un mix di tutto, secondo me vince.
La musica di merda fatta bene è sempre meglio di quella bella fatta male. Ma l'ilarità sta che preferisco ilarità, fa il tuo modo di copiare. E se mi guardo intorno qua e là la situazione è che più che una gavetta, nel mio caso è un gavettone. Ma qui la figa sta Miss Italia, come la musica sta Sanremo. Ed il pezzo dell'estate mi fa venire solo voglia d'inverno. Ciao! In anticellulare con la pelle d'oca, e non lo dico con ilarità, uso solo l'ironia e dico sempre la verità. In anticellulare con la pelle d'oca, e non lo dico con ilarità, uso solo l'ironia e dico sempre la verità. In anticellulare con la pelle d'oca. Oddio. Social idem per il discorso musicale, no? Cioè io sono così anche sui social, come sono nei dischi e come sono quando mi si becca in giro. Quindi non me ne sono mai fatto un problema, ci sono arrivato tardi, Facebook nel 2015, il mio primo smartphone nel 2018 l'ho comprato. Lì non mi faccio prendere la mano, no, assolutamente, non la vedo come una cosa che uno, perché chi è bravo a usarli tramite quelli riesce anche a promuovere bene la propria musica. Io non sono bravo a usarli, penso che per promuovere bene al meglio la mia musica, ecco, devo suonare, devo avere il palco, i dischi, cioè sono ancora di quella scuola lì e continuo così, non mi interessano minimamente. Hai fatto dei video musicali per promuovere anche i tuoi? Sì. Ne hai fatto uno per il disco, se non sbaglio? Li abbiamo fatti, sì, per l'ultimo disco, Dico Sempre la Verità, che tra l'altro è qua. Ne abbiamo fatti due, sì, abbiamo fatto Capita lunedì e poi abbiamo fatto Dico Sempre la Verità e sì, abbiamo fatto questi due videoclip. Anche qua siamo in un momento in cui ce ne sono veramente tanti e noto che anche gli altri artisti stanno un po' rallentando, cioè si sono fatti dei video epici, quindi adesso ecco non ha più la funzione che aveva prima videoclip, ecco, per fartela breve. Da una parte sono anche contento, quindi abbiamo meno soldi da spendere. E così, dai, alla fine la musica sono suoni e parole, l'immagine è stata inserita dopo e quando c'è un di più va bene, ma se non c'è non ci si strappa i capelli. So che sono utili e si cerca sempre di fare il possibile, però se devo decidere se investire su un videoclip o sulla qualità di una produzione o di un album, eccetera, preferisco sulla produzione di un album tutta la vita o di una canzone stessa. Lockdown, a te cosa ti ha fatto, cosa ti ha causato, ti ha chiuso? Molti artisti invece hanno cominciato a produrre un casino. Tu come l'hai vista questa cosa? Sì, guarda, è vero, tanti artisti hanno prodotto un casino di cose che sono state, cioè non c'è niente che è uscito durante il lockdown che ha lasciato il segno, a mio giudizio, a mio parere. Io all'inizio l'ho presa come una roba tipo vai, sto a casa, posso dedicarmi 24 su 24 alla musica sempre, e per un po' l'ho fatto, ho anche fatto delle dirette dove dal mio profilo Instagram parlavo di musica, di dischi, facevo entrare gente, si rappava, perché così mi sembrava che il mio contributo potesse essere quello di aprire un canale e dare la possibilità a un po' di persone di dire come la pensavano in generale sulla questione musicale e mettere a disposizione quel poco di conoscenza che ho. E ecco, quindi l'ho vissuto così la prima fase, anche altamente creativa, ho fatto tante cose belle, ho scritto Cuba Sway, che è il brano che poi ho cantato oggi, ecco il motivo per cui sono qua. Poi mi sono bloccato totalmente perché sono uno che è d'azione, non sono uno che deve stare lì a fare l'intellettualoide o il poeta, ecco, di noi altri. Io sono uno d'azione, se non ho possibilità di muovermi, perdo tutto. E poi anche io ho subito questo bombardamento mediatico, cioè, spero ecco che la gente sia satura di questa roba e che in questo momento molli un attimo un po' il colpo, perché secondo me c'è bisogno di andare a guardare la vita reale com'è fuori di qua, fuori dai social, ecco. Quindi lockdown sì, mi ha distrutto, lo dico sinceramente, ho scritto niente, ho prodotto niente, poi dopo un po' mi sono un po' ripreso, ho iniziato a leggere, uscire un po' di casa, ho iniziato a collaborare con un'azienda che fa CBD e grazie a Dio sono uscito di casa, ho iniziato a lavoricchiare e muovermi in mezzo alla natura e da lì poi piano piano ho ripreso un po' a scrivere, sentirmi un po' utile alla causa, al mondo, ecco. Hai date future? Allora, se tutto va bene ne annuncio una breve,
a cui tengo tantissimo. E poi siamo alla finestra per vedere un po' come se si stabilizza un po' la situazione, perché anche nel momento in cui dicono ok potete suonare, comunque bisogna fare i conti con la realtà, e la realtà ci dice che tanti locali, tante situazioni in questi ultimi anni, in questi 2 anni non hanno potuto lavorare e quindi molti hanno chiuso, ci sono meno posti dove poter andare a fare la musica live e quindi è tutto più difficile. Però tanto è sempre stato difficile in generale e quindi sono pronto a costruire come al solito le situazioni che mi permetteranno di suonare e di fare la mia musica. Ho un'uscita a breve a cui tengo tantissimo e quindi siamo pronti a lavorare per l'anno nuovo e per tutto quello che succederà. Tu hai un'etichetta, come ti muovi da questo lato? È un management? O... Allora, prima del Covid, l'etichetta ce l'ho ancora adesso, che è Bonno Music, e prima del Covid avevo anche un ufficio stampa e un ufficio booking che mi trovava le date, e quindi ho fatto fortunatamente, se non vorrei sbagliare, ma 16 date prima del Covid, di cui solo una a Torino, quindi sono stato parecchio in giro, fino a Centro Italia, avevamo in programma i festival estivi e il sud, ma poi ha bloccato tutto il Covid, quindi adesso poi dopo naturalmente ufficio stampa non ce l'ho più, booking nemmeno, però comunque sia, ecco, ci si muove ugualmente, vediamo poi magari se avrò voglia di fare un altro disco, se si ricostruirà quella situazione lì, se no comunque sia... Tanto io il modo per suonare, io dico sempre che tanto io a costo che vi entro in casa a suonarvi la sera, cioè io il modo di suonare, di far sentire le cose che faccio, lo trovo sempre. Vuoi lasciare i tuoi riferimenti social? Cosa vuoi qualcuno? Posso lasciarvi l'Iban se volete, riferimenti social, Mauras Music su Instagram, Mauras su Facebook e basta. Perfetto. Lascerei con un regalo per chi ci ascolta. Secondo te qual è un artista, al massimo due, sì, che bisogna per forza conoscere? Allora, attualmente io ho ascoltato un disco di musica hip hop che mi ha veramente lasciato bocca aperta per il focus dell'album, per le tematiche che sono state trattate, per come sono state trattate, per tutto, cioè mi ha colpito in toto, ed è il disco di Rakhno. Andatevelo a cercare, R-A-K-N-O, secondo me lì si è alzato parecchio il livello, io l'ho detto io stesso perché mi piace sempre supportare gli artisti che meritano, l'ho sempre fatto, lo farò sempre, quindi io direi lui in primis, e poi non lo so, mi è venuto in mente quello perché davvero mi ha dato un colpo, mi ha detto ti devi allenare perché il livello si è alzato, quindi questo ve lo consiglio proprio di cuore, e il resto non mi viene in mente nulla, ma non perché non c'è nulla, perché ecco, non mi viene in mente a me, però ce ne sono tante di cose molto valide, così come ci sono tante cose di Franca Gara, quindi mettetevi a cercare perché ci sono artisti veramente in gamba che magari non si spingono troppo, non fanno i personaggi, ma hanno davvero delle cose interessanti da dire, quindi buona ricerca a tutti. Grazie, ciao ciao. Grazie a voi, grazie a te Luca, e grazie ciao. Al Cinema Vecchio.